tornare a parlare del tempo, Francesco Venezia. Dunque, io ho avuto questi due ultimi anni l'opportunità di fare tre lavori su Pompei. E Pompei è stata l'occasione di portare avanti una serie di riflessioni proprio sul tempo che nella nostra locandina era messo come argomento. Innanzitutto sono tre allestimenti. L'allestimento è una strana cosa perché confligge con l'aspirazione stessa dell'architettura che tende naturalmente a produrre costruzioni, edifici che vadano bene al di là della vita stessa dell'architetto. Cioè quando noi costruiamo qualcosa abbiamo la speranza che questa cosa parli di noi e parli dei committenti che l'hanno naturalmente ordinata per molto tempo, per lunghissimo tempo. Oddio, di questi tempi gli edifici non promettono di resistere oltre la vita né del committente né delle cose eccetera. Normalmente quando si fa un allestimento ci si trova davanti a questa situazione veramente psicologicamente difficile, cioè di sapere che nel giro di 6 mesi quello, il risultato di quel nostro lavoro sarà fatto a pezzi, sarà buttato. Ora questa cosa porta a una doppia possibilità, cioè la prima possibilità è quella di gestire un incarico del genere come qualcosa di un po' di meno entusiasmante, quindi in ordine diciamo tecnico, funzionale, studiare dei supporti per le varie opere che vengono messe in mostra, eccetera. C'è una seconda strada che è quella che diciamo, mi piace praticare, che è quella di investire su un edificio, una costruzione così effimera, energie, se vogliamo, anche maggiori di quelle che saremmo disposte a investire per una costruzione. C'è una bellissima definizione di Giacomo Leopardi, che poi è un programma poetico. Cioè il piacere più solido di questa vita è il piacere vano delle illusioni. Se dal nostro agire come architetti eliminiamo il mondo delle illusioni e ci buttiamo a capofitto nel mondo del vero, cade qualunque nostra possibilità di investire l'architettura di un qualche valore poetico. Vi faccio un esempio. Si parla sempre di rivoluzione copernicana, no? Ci riempiamo la bocca, rivoluzione copernicana, rivoluzione copernicana. Noi non possiamo poeticamente essere architetti se non rimaniamo nell'errore degli antichi. Cioè che il sole nasce la mattina, fa il suo giro e va a coricarsi, se va a coucher, come scriveva Le Corbusier, che era un impenitente frequentatore dell'errore degli antichi. Quindi il lavoro dell'architetto è un lavoro che presuppone, diciamo, una condizione dello spirito che opera nel campo delle illusioni. Il vero, la realtà, è qualcosa che ci fa sprofondare nel mare della banalità, nel mare della... cioè rispondiamo in termini funzionali, in termini tecnici a una serie di richieste, eccetera. Pompei è stata l'occasione di andare a fondo sul tema del tempo. Per vari motivi, perché Pompei
Non so, molti di voi ricorderanno la poesia sempre di Leopardi, il canto di Leopardi che è La Ginestra. Uno dei versi più significativi è: torna al celeste raggio dopo l'antica oblivion l'estinta Pompei. Cioè ritorna ad essere toccato dal raggio del sole, la Pompei, dopo antico oblio, dopo un oblio lunghissimo, la Pompei estinta. Qui poeticamente giocano più tempi. C'è il tempo astronomico, il raggio del sole, che come dire, appartiene a una modalità del tempo che è una modalità del tutto fuori del mondo della storia, del mondo umano. Poi c'è la modalità dell'oblio, oblivion, come dice l'artista per Pompei, il poeta per Pompei, oblivione, l'oblio, che cos'è? L'oblio è una memoria offuscata e quindi è una sorta di tempo virtuale che si accumula attraverso l'offuscamento della memoria. Ci siamo mai chiesti perché Pompei per 200 anni ha esercitato una presa così forte sull'intera Europa, orientando architettura, moda, gusti, cioè tutta Europa è diventata pompeiana, si è data da fare per assumere, direi nella vita, il modo di essere quella città, cioè dovuto all'oblio di 13 secoli, che ha per così dire caricata la memoria nel mille, cioè la memoria di un valore, di un'accelerazione enorme, cosa che non è avvenuta per esempio per Roma, perché Roma con i suoi straordinari monumenti è stata sempre presente, ha nutrito sì i grandi architetti, ma non ha determinato un vero shock come l'ha determinato Pompei, quando nel giro di pochi anni si è entrati in un rapporto temporale che era stato cancellato per ben 13 secoli. E improvvisamente questa realtà, questa città ci disvela la sua vita quotidiana, ci disvela il suo modo di vivere, ci disvela la policromia che nell'età della scoperta di Pompei era scomparsa. Il neoclassicismo è il mondo del bianco, come lo è bianca l'amore che noi portiamo in questa epoca all'arte, all'architettura, eccetera. Improvvisamente si scopre un mondo policromo. E che colori? Che colori? Il nero, il rosso, il giallo, l'azzurro, il bianco. Cioè si scopre un mondo sepolto, un tempo che si era fermato per 13 secoli e che irrompe di botto nella vita di tutti noi. Quindi abbiamo un tempo astronomico, il sole che ha continuato naturalmente, e se rileggiamo La Ginestra noi vediamo sempre il rapporto tra la pochezza del tempo storico, la pochezza, il tempo storico è piccolissimo rispetto al tempo naturale, rispetto alle ere geologiche, rispetto a agli anni luce che ci vogliono per raggiungere le stelle che vediamo, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un tempo astronomico, un tempo storico. Quindi fare una mostra su Pompei e l'Europa ha significato per me innanzitutto mettere gli occhi su questa dimensione del tempo, su questa plurima dimensione del tempo. Ecco, sono entrato nello spazio che mi era stato dato dagli organizzatori della mostra per allestire la mostra. Guarda caso, il Salone della Meridiana, cioè credo una delle sale più grandi d'Europa, se non la più grande, circa 1100 metri quadrati, 20 metri d'altezza, ma la cosa che la distingue è
Eccola qui, è questa meridiana. Voi a Roma avete la splendida meridiana in Santa Maria degli Angeli, ma mi è sembrato un segno del destino che la sala in cui studiare l'allestimento contenesse uno dei due ingredienti del verso di Giacomo Leopardi: torna al celeste raggio. Il celeste raggio c'è. Il primo atto che io ho fatto come direttore dei lavori è stato far sturare lo gnomone della meridiana, perché si era negli anni otturato e nessuno più si era dato da fare perché questo buco fosse sturato e la meridiana entrasse nuovamente in funzione. Vabbè, ma tant'è. A furia di stare chiusi negli uffici, nelle cose, poi non ci si accorge che viene. No. Bene, ecco, e difatti questo è uno dei primi schizzi. Tutto l'allestimento viene concepito come una scatola da inserirsi all'interno del salone della meridiana, scatola che consente quindi il raggio, il celeste raggio che penetra violando la scatola allestitiva. C'era poi un altro problema, e questo è il secondo elemento posto a base dell'allestimento, cioè quello di mettere in essere un sistema di circolazione. Vedete, è questo, lo vedete segnato qui, è come un serpente, come le spire di un serpente, sistema di circolazione che rispetto alla diagonale la meridiana avrebbe reso espressivo la circolarità del tempo, cioè il fatto che il tempo ritorna sempre, il tempo storico ritorna sempre su se stesso. Quindi i due elementi dell'allestimento sono la circolazione per consentire lo svolgersi del godimento di tutte le opere esposte, che naturalmente sono opere che attraversano 200 anni, dalle primissime fino alle opere degli anni 40. Eccolo qua, lo vediamo nel modello. Questa è la sala delle meridiane e questa è la scatola espositiva che consente, diciamo, una circolazione, adesso la vediamo in pianta, questa è una vista dell'interno, eccola qui, la vediamo in pianta, noi entriamo, qui c'era la statua che abbiamo visto all'inizio e circoliamo così, poi così, 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 e sono le sezioni della mostra che segnano, diciamo, il Settecento, la prima metà Ottocento, la seconda metà Ottocento, il Novecento. Ecco, quindi è una vera architettura calata in un'architettura che costruisce le condizioni per il tempo storico di 200 anni, con il taglio, vedete qui, della meridiana. Ecco qui. Questa è la scatola e questo è il taglio violento che infrange la scatola espositiva e consente al celeste raggio di penetrare al di dentro dell'allestimento. È un taglio molto crudo, molto violento. Qui siamo in questa specie di spazio di decompressione da cui poi si accede all'interno della scatola espositiva. Ecco, qui siamo all'interno e vediamo la meridiana e vediamo come lo scasso che io ho operato nella scatola dell'allestimento è lo stesso scasso che è stato inflitto nel Settecento
al salone, perché la meridiana, come sempre accade, si fa dopo che si è costruita l'architettura, dovendo però poi violare la compagine architettonica per consentire l'ingresso del raggio, eccetera, eccetera. Quindi vedete che quel verso di Leopardi ha determinato un po' la concezione spaziale ed ha dato un senso all'allestimento, altrimenti sarebbe stato una mera esposizione tecnica dei circa 150 reperti. Ecco, questa è una delle, potremmo chiamare teatrini, questo è dedicato a De Chirico, quindi è una delle ultime parti dell'allestimento, dove ho composto insieme il quadro dei gladiatori di De Chirico, armi antiche, pompeiane, gladiatorie, e qui questo muto personaggio che da questa finestra osserva la scena. Reintegrazione di celebri disegni e quadri di De Chirico, dove realmente dei personaggi dalle finestre assistono alla lotta gladiatoria al di dentro di una stanza. Questa era la parte buona dell'incarico, quella che aveva. Poi c'era una parte collaterale, cioè dice, però tu devi però anche occuparti di sistemare una ventina di calchi. Voi sapete i calchi a Pompei, credo quasi tutti sappiate cosa sono, dei calchi in gesso, e poi ci devi pure sistemare, questo impara, fatti gli orchestrali, tu sei violinista con obbligo di piatti, no? Quindi praticamente io dovevo fare il salone della Meridiana con obbligo di mettere i 20 calchi dove? In questa stanza. Eccola qua. Come potevano immaginare che in una stanza di 40 metri quadri si mettevano con una sola porta di ingresso e di uscita, si potessero mettere 20 calchi, rimane un mistero. Come pure in questa casina, una villotta dell'ottardo 800, avrei dovuto installare tutti i quadri con le fotografie storiche di Pompei. Ecco, a questo punto subentra quella famosa attitudine alle illusioni. Bisogna pensare, avere il coraggio di fare una mossa particolare, impensabile. E la mossa è stata quella di portare tutto qui, nell'anfiteatro di Pompei, quindi abbandonando questi due siti e lavorando sull'idea di localizzare lì la sede dell'esposizione dei calchi. Ecco, questo è il cratere dell'anfiteatro. È un anfiteatro, è il primo anfiteatro romano d'Europa, quindi molto antico rispetto a quelli che conosciamo. Infatti è totalmente privo, come avviene nel Colosseo, di tutti i sotterranei, no? Perché non c'erano le belve, c'erano soltanto i giochi gladiatori che si facevano naturalmente nell'arena. Ecco qui, io pochi mesi prima avevo per la prima volta su un volo Cagliari-Napoli sorvolato al tramonto il Vesuvio. E per la prima volta ho visto quello che sapevo esistesse naturalmente, cioè il gran cratere del Vesuvio con al centro questo cono. Una forma straordinaria, è una forma che possiamo definire estrusa, cioè il cono di un vulcano è la forma estrusa del cratere. Lo stesso Dante, qui c'è uno schizzo del paesaggio dantesco della Divina Commedia, lo stesso paesaggio dantesco della Divina Commedia è basato sulla estrusione, cioè la voragine conica dell'inferno comporta l'elevazione conica del purgatorio, cioè l'una presuppone l'altra.
Ed è, diciamo, una forma, quella dell'estrusione, estremamente interessante, molto amata da Galileo Galilei. Galileo Galilei era un appassionato di estrusione. Ecco, questi sono i primi schizzi della sistemazione dei calchi nell'anfiteatro, cioè, vedete là, il cratere dell'anfiteatro, mettere nell'anfiteatro una piramide. L'origine non è stata come si è osservato le piramidi Boulle, io le conosco bene, le conoscevo benissimo, però l'origine è stata questa, è stata un'imitazione della natura. Quindi dare all'anfiteatro, che è un cratere, cioè rovinato dal tempo, dare il valore di un cratere all'anfiteatro e metterci non un cono, ma una piramide.